un grande divulgatore scientifico, esperto di comunicazione, docente universitario, personaggio pubblico, consulente del Dipartimento per la trasformazione digitale, ma soprattutto pioniere del digitale con la missione della divulgazione. Ho il piacere di chiamare sul palco Marco Camisani Cazzolari. Non solo perché era lente, ma soprattutto perché non c'è una batteria sufficientemente di quella, con così tanta capacità da permetterci di miniaturizzare delle cose, se no bisogna rinquarsi per il senso. Tuttavia stiamo cambiando cose importanti nella sanità, c'è l'intelligenza artificiale che aiuta i medici a comprendere, a capire le analisi, gli effetti, ad aiutarci, li aiuta, no? a prevenire le malattie. L'importante è che non lo faccia da solo. Voi che siete studenti, toglietevi dalla testa, mi spiace, ma toglietevi dalla testa, di smettere di studiare un certo punto. Perché succederà questo? Certo, sicuro, che il lavoro che farete non esiste ancora, che sarà tutto in continua evoluzione, che sarete facilmente sostituibili da robot se non continuate a studiare. I camerieri sostituiti da robot, già, il cuoco, c'è un cuoco che, c'è un robot cuoco, penso sia un robot, no, lui impara tutti i movimenti, fa i denti, li riproduce per essere utile a noi, ci deve servire, deve funzionare, ci deve aiutare a migliorare, non deve sovrastarci, altrimenti rischiamo di offrire i pezzettini di una macchina. Ragazzi, ma la conoscenza di quel che c'è dietro è in mano a qualcun altro, non più a voi. Questo è il vero problema. Chi è che di voi ha provato ChatGPT? Grazie.